Mancano 11 giorni al via dei campionati mondiali di calcio in Russia e puntuale, dopo un lungo tour, la Coppa del Mondo è arrivata a Mosca. Primo appuntamento il 14 giugno, la sfida tra la Russia, padrona di casa, e l'Arabia Saudita. Nell'attesa si moltiplicano spettacoli, cerimonie, ma anche polemiche. È stato già battuto un record, quello del mondiale più ricco di sempre. Mai premi così alti assegnati dalla FIFA per le nazionali partecipanti, fra cui, come si sa, non ci sarà l'Italia. Quasi 34 milioni di euro per chi vince, 8 milioni invece per chi non passa il girone.